Bella reazione dopo un brutto primo tempo con il Monopoli vittoria per 2-1 in rimonta e la seconda dall'inizio del torneo. Per il terzo posto aritmetico però decisivo lo scontro diretto di Picerno. Vietato perdere. I Lucani hanno espugnato il campo della Virtus Francavilla 0-1. Il Cerignola ha prevalso in casa sul Latina 2-1. Classifica ad una giornata dal termine. Pescara terza con 62 punti. Seguono Picerno e Cerignola a quota 59. Domenica prossima a Picerno ore 17.30 ai biancazzurri sarà sufficiente un punto. Al contrario, in caso di sconfitta in Basilicata e di vittoria del Cerignola sul campo della Juve Stabia, il Pescara chiuderebbe al quinto posto in virtù della classifica avulsa, ovvero dei punti conseguiti negli scontri diretti. Picerno 10 punti, Cerignola 4, Pescara 3. Scenario da scongiurare in un solo modo, ovvero facendo risultato a Picerno nell'ultimo atto della stagione regolare. Ripetiamo, basta il pareggio. Chi arriva terzo salta ai primi due turni e accede direttamente alla fase nazionale dei playoff, ottavi di finale. La squadra classificatasi al quarto posto salta il primo turno, mentre la quinta comincia subito. Col Monopoli partita dai due volti. Primo tempo brutto, molle, sotto ritmo sulla falsa riga della sfida di Taranto. Ben altro piglio nella ripresa con due gol, una traversa e tante occasioni non concretizzate. Di Lescano, acrobazia di indubbio lignaggio e Brosco, inserimento perfetto su assist di Palmiero, le reti della vittoria in rimonta, la seconda dall'inizio della stagione. La prima volta nel girone di andata sul campo della Juve Stabia, sotto di un gol, Maselli, reazione significativa e successo per 2-1 grazie alle reti di Lescano e Cuppone. Per il resto, solo in una occasione il Pescara è riuscito ad evitare il KO lo scorso 18 ottobre al Partenio Lombardi di Avellino col Giuliano, tra l'altro in 10 dopo l'espulsione di Milani, scambio di persona, pareggio firmato da Salvatore Aloi nella sua prima da titolare.